cari amici, troppo bello questo posto. Siamo tornati dalla Siome a Malnate, una ditta, una fabbrica di Malnate che, come abbiamo raccontato Mauri, quindi era Giannini di Tuber Mauri, la Siome, la folla di Malnate, una fabbrica che trattava prima i tessuti e successivamente, sì, qua perché siamo già nel pincino, abbiamo preso un po' di polvere, ragnatele. Allora, una fabbrica che trattava tessuti e successivamente ha lavorato anche per meccanica, quindi faceva macchinari per altre industrie. Per esempio, quando siamo andati Mauri alla cartiera, sì, la cartiera di Noccia, abbiamo trovato dei macchinari. I macchinari poi avevano costruito da altre fabbriche, costruivano macchinari che servivano con te grazie alle altre fabbriche. Li costruivano e poi facevano anche tessuti. Quindi prima hanno fatto per tanti anni, per decenni, forse addirittura un secolo tessuti e successivamente hanno fatto meccanica. Allora andiamo intanto a vedere la parte della meccanica. Vedremo degli stampi di meccanica e poi dentro la villa del ricco industriale e di nuovo nuovamente la fabbrica Siome che ci è piaciuta fin dalla prima volta che siamo venuti, due anni fa, sì, circa due anni fa, un anno e mezzo fa, forse. Bene. Devo dire che siamo venuti nel febbraio del 2016, sì. Benissimo, no, dicevo di pura rivolto alle videocamere. Mauri, il pensiero, io dicevo in là, dicevo rivolto alla camera, dicevo. Sì, un pensiero che questa casa, questa fabbrica, beh, tenuta, a parte qualche colore, è tenuta bene, insomma. Poi la villa è ancora in buon ordine dentro, a parte qualche. Per essere una. È oltre 20 anni che è abbandonata, giusto? Dagli anni 90. Sì, ci sarà stato il passaggio di qualcuno, qualche vandalo, però è tenuta abbastanza bene. Sì, poi i giardini in corpo si vede. Bene, sì. E questa è la villa che andremo a visitare. Ma adesso la parte degli stampi, Mauro. Perfetto, prima la parte degli stampi, aspetta che te. Benissimo, cari amici. Allora, vediamo la parte sopra, quindi andiamo a vedere la parte del primo quella piano. Quella là, il primo piano là. Dove ci sono gli stampi. Ok. Allora prendiamo la pubblicità. Mauri, fa vedere. Qua ci sono delle vecchie macchine per tubi Turbomaster, Siome, vecchie targhe, Siome grandi impianti Malnate. Qua presta Petra, 800 kg. Accidenti. Vedete, cari amici, i macchinari che la Siome Malnate faceva negli ultimi tempi quando faceva ditta meccanica. Benissimo, accendiamo la torcia, adesso abbiamo la nuova torcia direzionale, quindi andrà nella direzione che vorremmo, così illumineremo bene gli oggetti, le cose che volevamo far vedere. Bene, tagliamo queste sensibili scale nuove. Sì, Andiamo di sopra, cari amici. Andiamo di sopra, questa scala. Grazie, cari amici. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Anche lì, un lavandino. Anche lavandino e qua la parte della strada stando attenti la parte della strada, cari amici, un vecchio lavandino e la villa di là, vabbè, che andremo a vedere poi la villa. Bene, Mauri, sì.
Allora com'è? Minchia, tosto. Poi c'è nota Mauri che abbiamo sempre il sole quando sì, andiamo a fare. Andare, eh sì, infatti, sì. Però si vede ancora, c'è ancora luce. Amici, sì, ma abbiamo sempre il sole. Che bello. Allora, pieno inverno, oggi è il 5 dicembre 2018. 2018, ma c'è il sole. E poi la temperatura, insomma, fredda, ma la non troppo. La temperatura naturalmente è fredda inverno, però tiene. Non è proprio freddissima, non è freddissima. Passiamo di qua, manca il condomano di là. Quindi andiamo subito alla nostra sinistra. Qua dove passavano i tubi da reazione. Qua è il bordo della strada statale. Andiamo a vedere la parte, cari amici, andiamo a vedere la parte degli stampi quando la ditta ormai era diventata meccanica e facevano gli stampi. Qui ci sono gli stampi, questi, guarda qui. Allora, cari amici, qua abbiamo degli stampi 500 che sicuramente pesano un sacco, la potenza, e servivano per fare degli oggetti in metallo, li stampavano con questi stampi quando era fabbrica meccanica. Quindi negli ultimi tempi, Mauri. Attenzione sempre, di là non c'è la balaustra, bisogna stare attenti. 533, minchia ragazzi. E questa è tutta la parte meccanica. Qui stampavano a freddo, secondo me. Quindi, Mauri, una bella panoramica, da lì. No, da lì. Non caccia me. Cari amici, il mondo del lavoro, gli stampi per la meccanica, per costruire i macchinari che servivano poi a industrie terze. Fantastico. Mauri. Hai visto? Bello. Pensa, tutte abbandonate qui alla Siome. Di roba, Devo essere sincero. Fantastico. Beh. Bello. Come piace a noi. Bene. Niente di che. E continuiamo. Adesso allora andiamo alla villa industriale. Sì, adesso sì, perché qui bene o male, almeno che vuol fare di là. Benissimo, allora salutiamo da qua e poi continuiamo dopo. Continuiamo tra poco con la villa del ricco industriale. Adesso abbiamo fatto vedere le stazioni con gli stampi della ditta Chrome. Adesso cari amici, sempre il canale Brunelli, YouTube Mauri, al 5 Ulis Morris, al 5 Cerro Brunelli. Bene cari amici, come diciamo noi, è troppo bello perché gli urbex sono così, cioè, allora, diciamo bene Mauri, facciamo capire al pubblico che ci segue. Allora, chi sono gli urbex? Cosa fanno? Vanno a vedere luoghi talvolta abbandonati. Ma per quale motivo? Per modo che magari vengano recuperati. Allora, poter dare un futuro, cioè ristrutturazione, farci qualcosa. E anche testimoniare il passato. E anche per un giorno riappropriarci di ciò che era nostro, comunque tra virgolette, della società. Cioè in che senso? Il mondo per esempio del lavoro in questo momento. E benissimo, Siome di Valnate, adesso, dopo, ok, abbiamo visto gli stampi, adesso andiamo, perché abbiamo visto prima gli stampi, Mauro? Perché temevo poi ce la dimenticavamo. Sì, dai, perché andare di là magari ci dimenticavamo ad andare verso gli stampi. Benissimo, abbiamo visto gli stampi della Siome Malnati, adesso vediamo la villa industriale, che è fantastica perché il proprietario abitava lì. Quindi andremo, vedremo le parti, primo anche primo piano così,
stanza del cammino, bene, benissimo. Seguiteci. Perfetto. Allora Mauri, prendi la macchina. Andiamo avanti poco, benissimo, continuiamo cari amici. Qui cosa si vede? Osteria, sì, qua c'è quello che rimane del giardino, sì. Cari amici, ciò che rimane del giardino. Sì, beh, poi perché logicamente non è abitato in corso di. Beh, sì, anche qui che bello, va, qui che c'è una bella. Ci sono tanti murales qui. Sì. Qui ci sono i bagni, qui c'è il calorifero che è stato smontato. Sì, il calorifero. Di ghisa. I bagni. Mica che freddo che sta qui dentro. I bagni degli operai qui. Qua abbiamo notato la scritta, cari amici. Si consiglia di non entrare. Si vede, cari amici, praticamente. Si consiglia di non entrare. Praticamente, cari amici, si vede da lì, ma pure. Così facciamo, ci ridiamo un po' su. Si vede, cari amici, qua è la doccia, non è il bagno. Si vede che alla fine della lavorazione chi si faceva la doccia lasciava tutto il metallo così e il bagno non era proprio il massimo, la doccia non era proprio il massimo. Allora si consiglia di non entrare. Piccola. Bene Mauri, quindi si continua? Si continua, sì. L'andazzo del, diciamo, alla maniera operaia proprio. Si lavavano tutti gli operai. Sì, notate cari amici quanti lavabi. Tutto lavabo, sì, incredibile. Si lavavano, ecco perché, allora se... Magari la doccia poteva essere ai tempi non proprio pulitissima, perché c'erano tantissimi lavoratori. Sì, quanti lavabi? Guardate, ogni punto ci sono due punti che davano l'acqua. Qui hanno chiuso, ma inutilmente questo punto, Mauri. Se questa è la chiusura, noi passiamo di là. Bene Mauri, continuiamo. Adesso occorre assolutamente... la torcia, cari amici, perché andiamo in un posto. Tu Mauro, farò vedere da basso com'è, oppure la presento io, cari amici. No, passare com'è. Allora passare di qua è veramente problematico, però ci riusciremo. Prova Mauri a farmi un video. Sì, intanto tu passa. Mentre passo da lì. Manca un tutto, ma dai, tutto quanto. Cari amici, ci riesco, credete, riesco a passare lo stesso. Allora, guardate qua a me, quest'asse tiene di più, da quest'asse passate di qua e riuscite a passare. Ci riesco, mamma? Quell'asse lì? No, il terzo asse. Beh, siamo riusciti. Bene, cari amici. Ci siamo riusciti, poi ed è così cari amici, si salta di sotto. Allora io indicavo, lo vedete quell'asse più corto? Quell'asse più corto è quello che tiene di più, l'ho detto così almeno sì, lo sì. Sa, facciamo vedere, sì. Mostriamo. Questo è un altro bagno, quanto sembra. Sì, ce ne sono di bagni. Questi qui erano i bagni degli impiegati. Sì, sì. Doveva essere il bagno degli impiegati. E guardate, cari amici, ma che bello. Un giardino. Beh, una volta era bellissimo, ma guardate che bello, è bello così, è il bello della natura. Allora, la natura qua si è riappropriata del posto ed è diventato così. Qua... Sì, ci appoggiavano della roba qua, cosa? Sì, ci appoggiavano, beh, qui secondo me erano i documenti. I documenti. Perché serviva da ufficio. Sì. Oh, no. Bene, continuiamo Mauri. Beh, non segna niente, K2, ma tant'è. Qua hanno distrutto proprio tutto. Sì, dove si bocca dentro le chi? Avevo bucato tutto. Bene, perché hanno portato via i materiali ferrosi. Ma lo rifai sempre come piace a me, fino a qua, no? Così. Sì. Allora, vabbè, sono fissato nel senso buono. No, non è che si è fissato.
Comunque qua stiamo attenti ai passaggi, perché qui vibrava tutto. Non bisogna mai avere la perfezione, cari amici. Però mi piace dare... E qua siamo sulla strada e c'è la porta. Al di là della porta c'è la strada. Con gli alberi. E qua c'è la porta che non si apre più. Qua è una parte del... Qua è una parte... È scattato. Ma mi sa che qua è un luogo di fantasmi. Aspetta che chiudo il cellulare. Qua... Comunque, continua. Andiamo... Poi, Mauri, da questa parte... Che bei localini una volta che erano, eh? Qua è sempre... Ma come mai tanti bagni, Mauri? Tanti bagni, la collezione dei bagni c'era. E le mattonelle... Queste sono molto belle, eh? Guardate che belle. Queste sono molto belle. I fiori. Insomma, sta bravo. Bello, bello. Allora, continuiamo un po'. Ah, di qua c'è la stanza... Sì, vuoi che provo, vuoi che vedo? Prova. Ogni tanto scatta. No, è spento, Allora, no, perché devo cinciarmi del giusto. Bene, cari amici, stavamo vedendo se cos'è che poteva far scattare il K2. Il K2 sembra assolutamente che sia scattato qualche volta. Andiamo lì a vedere la stanza del camino, Mauro. Stanza del camino. Ah, qua poi ci sono dei disegni particolari. Sembra... Ma forse la disposizione delle stanze lì, come volevano ristrutturare, va a sapere, sembra un disco volante. E questo sembra il fantasma che c'è qua. Mauro? Sembra il fantasma... Guarda qua. Caspiterina, quando ho detto... Ma sì, il fantasma... Allora c'è una donna qua. Sì. C'è una donna? C'è un uomo? No, deve essere una donna. Deve essere Mauri che abbiamo beccato il momento giusto e ci ha risposto. Quando ho detto questo è il fantasma di qua. Questo è il fantasma, Mauri. È questo il fantasma che c'è qua. È incredibile. Cari amici, qua c'è questo fantasma. Stiamo facendo solo delle foto. È incredibile. Mauri, riprendimi qua. Ma facciamo, perché è troppo bello. Poi andiamo. Tutto... Sì, ok. Cari amici, il mio pensiero di adesso è che è incredibile. Siamo riusciti... No, ma se non scatta, è inutile tenerlo. Ha scattato prima, quando abbiamo detto c'è il fantasma di una donna. Allora, cari amici, cosa pensare al fantasma di una donna? La signora, eccola, in qualche modo stilizzato, raffigurata qua. Giusto? Incredibile, ma... Giusto. Beh, adesso non scatta, ma ci ha risposto assolutamente. Io tenevo il cellulare chiuso, abbiamo i cellulari chiusi e ci hanno risposto. Bene, Mauri, andiamo alla stanza del camino a salutare su questa parte e poi facciamo qui la stanza superiore. Ma dove mettiamo questa? La metto giù qua e ci mettiamo lì al camino. Allora metto via la borsa. Sì, il camino fa prendere. Ecco qua. Sì, stiamo filmando benissimo, Mauri. Sì. Alla telecamera, Mauri, girati. Sì. Girati alla telecamera. C'è
E da lì, sì, e da lì salutiamo su questa parte, se sta ferma sta cosa. Salutiamo lateralmente il cammino. Mettiamo sul laterale il cammino. Qua. Cari amici, perché ci fermiamo nella stanza del cammino? Perché qua nel ricco industriale, sì, bene, ma non cerca, naturalmente cerchiamo ancora delle onde che magari ci fanno dare una risposta sul K2. Ma quando il K2 si è acceso? Ma non in un momento qualunque, ma quando io ho letto la signora, il fantasma di qua, la donna, il fantasma di qua, un'immagine raffigurata nella stanza prima. E questa è la stanza del cammino. Qui, il ricco industriale, cosa facevano? Facevano delle belle serate in compagnia. Sì. Evidentemente ci poteva essere una bella poltrona, si leggevano una bella rivista, un bel giornale, magari guardavano la TV e avevano il cammino che li riscaldava. Il calorifero, abbiamo visto prima. No, c'erano i caloriferi, però è un modo di contraddistinguersi. Il ricco si contraddistingueva in che maniera? Col cammino. Vedete, cari amici? Era un modo di contraddistinguersi. I caloriferi c'erano, ma si usava il cammino per mantenere anche questa atmosfera, per dire una bella stanza riscaldata, mettiamoci qua tutti insieme a guardare la TV, oppure a leggerci il giornale, o a fare altre quattro chiacchiere, perché è bello. Prima ci siamo fermati, abbiamo mangiato un arancio, poi lo mangeremo perché non era sopra che non stavo in mezzo a morte. Però era numeroso fare qua. E quindi qua ci potevano fare anche un bel buffet. Sì. Si faceva una bella, io la vedo bene, tipo si mangiava qualcosa, si guardava la televisione, non è andato troppo avanti Mauri perché non si capiva che tanto guardava la televisione. Sì, infatti, c'è anche un bici in questa stanza, bella, una stanza piccola, adesso freddo bene. Adesso beh, è un po' freschino, siamo al 5 dicembre 2018, sempre il Gennaro Giannini, tutti per Mauri, tutti fuori. Siamo qua alla Siome di Mannate, Varese, alla villa del ricco industriale, quella che fu la villa del ricco industriale. Like, iscrivetevi se potete, se volete. Sostenete la nostra arte urbex, ecco, alla stanza del cammino, alla villa del ricco industriale. Okay. E continuiamo Mauri, riprendiamo da sopra. Sì, sì. Cari amici, siamo al vano ascensore, si sale su, ci sono le scale. Questo è l'ascensore, c'è il vano vuoto, quindi stiamo ben attenti. È tipo il film dell'orrore dell'ascensore. Ricordate, c'era un film dell'orrore che si chiamava l'ascensore. Praticamente la gente andava, pensava che l'ascensore c'era, trovava il vuoto, però Mauri, non divaghiamo troppo. Della situazione della luce per questa strada. Sì, allora in effetti siamo verso la strada, solo una porta ci divide dalla strada. Quindi là è bene, ma okay, andiamo sopra. Ok. Vado prima io e poi uno da volta. Va, Sì, vai prima tu. Andiamo su una alla volta perché la scala tiene come tiene. Attento, ciao cari amici. Bene, Mauri, vieni. Qui stiamo salendo. Qui c'è un po' di gracia qui, Questa è dove, vedete, la Siome è l'interno dove c'è il giardino, e qua davanti c'è la ditta.
musso. Si è colorato un mattone. Cari amici, un briciolo di timore alberga sempre, perché dovete considerare che qua, per esempio, manca assolutamente il parapetto, anche se siamo solo al primo piano, e poi non tutto in sicurezza, perché abbiamo anche poi la cabina dell'ascensore che si trova al primo piano. Mauri, metti in luce, vabbè, posso mettere io, attieni, ecco, in luce, così faccio vedere. La cabina dell'ascensore è al primo piano, ovviamente non si può salire dentro perché c'è il pericolo di finire veramente da basso. Bene Mauri, così ho fatto vedere. Continuiamo di là verso la strada. Ah, quello che ho fatto vedere prima agli amici. Le meduse. Mauri, l'ho fatto vedere prima in live, le meduse. Bello, 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 bene così. Ebbene, ma prendi pure. Bene, cari amici, un quadro che raffigura le meduse. C'è qualche quadro, qualche cosina che raffigura cose del mare. Abbiamo trovato un periodo su... Si vede che... mi piaceva al proprietario anche qualcosa che raffigurasse il mare. Tu vedi che andava al mare il proprietario, eh? Ma magari è stato fatto dopo. No, no, perché abbiamo anche delle altre parti con i pesci. La raddrizzo un po' qua. Ma andiamo magari... l'ascensore. Con seggiolino. Si vede che ci metteva parecchio per salire. Mauri, 2 minuti per salire un piano, eh? Sì, infatti. Però ci trattavano... Però funzionava. Si trattavano bene. Sì, sì, sì. Penso c'era anche il posto da star seduti, sì. Vedete? Perché ci metteva parecchio l'ascensore. Questo qui era uno che stava bene per avere... Guarda, mai visto un ascensore sì, così? Sì, ma appunto, ricco. Allora, la villa del ricco. L'ascensore col seggiolino, per quale motivo col seggiolino? Perché evidentemente ci metteva parecchio per salire, quindi mettiamo un piano, lo faceva in 2 minuti, ciò che poteva capitare veramente, e 2 minuti uno si sedeva, incredibile, <no? ride> è incredibile Mauri, 2 minuti per salire un piano, eh? Ma erano lentissime le carrucole una volta. Beh, i primi ascensori qui, di quei ascensori antichi ancora sì, sì, che sì, sono inventati lì, va bene, ma però si vede che però comunque una cosa, c'è un ascensore col seggiolino ancora in legno, ancora funzionante a Trieste. Io ci sono andato, naturalmente l'hanno messo a norma. Ci sono andato, naturalmente l'hanno velocizzato, i meccanismi sono nuovi, però l'hanno tenuto tal quale. Hanno mantenuto anche un'altra cosa, cari amici, c'è scritto Vigili del Fuoco del Corpo Reale. Quell'etichetta l'hanno mantenuta perché è un'etichetta storica, questo ascensore l'ho trovato a Trieste, l'ho utilizzato a Trieste, e quindi in Friuli Venezia Giulia più di 10 anni fa. Hanno tenuto l'etichetta della Guardia Reale, dei Vigili del Fuoco della Guardia Reale, perché ai tempi si chiamava loro, avevano già il telefono ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Eh sì, sì, sì. Mauri, incredibile, vero, ma vero. Chi poteva permettersi. Incredibile, sì. Incredibile. La storia insegna. Amici, continuiamo. Qua al primo piano della villa del ricco industriale. Veramente ai tempi era una dimora d'oro, un posto bellissimo in cui stare. Ovviamente adesso è un po' così. Qua ho una stanza da bagno con addirittura il ventilatore, ma vi fa vedere pure. È un condizionatore. Ventilatore. E qua da di nuovo su. Sulla fabbrica, la Siome a Malnate, da di nuovo sulla fabbrica, fantastico,
fantastico perché è il mondo del lavoro, quindi il mondo del lavoro è sempre fantastico. Sì. Bene Mauro, sì, è così, il mondo del lavoro ci affascina. Noi quando veniamo in una fabbrica abbandonata rimaniamo affascinati per evidenti ragioni, perché anche noi quando si lavorava, quando il lavoro c'era, eravamo dei lavoratori, grandi lavoratori. Mauri, grandi lavoratori, ai tempi che il lavoro c'era. Qua inquadriamoci tutti e due, Mauri. Una vetri a specchio. Bene. E si continua, cari amici. Bene, dammi. Bene. De chi, nessun. E qua si continua, quando... E cari amici, abbiamo visto, abbiamo trovato ciò che sembra un murales raffigurante il finestrino di un treno. In che senso? Qua vicino passa la ferrovia e c'era una volta la ferrovia della Valmorea, oggi in disuso. E sembra questo murales proprio come se uno vedesse da un finestrino una giornata invernale. Guardate cari amici, cerchiamo di metterlo in luce. Mauri, devo mettere in luce. E sembra proprio dal finestrino del treno, sul treno, la ferrovia della Valmorea, qua vicino in Valle Olona. Valmorea perché poi prendeva la Valmorea per il passo del tempo. Qua varie stanze, ma tanto sono in luce. Notate sopra, sì, tanto si vede Mauri, bellissima sopra. È proprio come la diresti di questo posto così arredato, così affrescato. È antico, si vede, è proprio antico. Bello, Tutti i musoni lì. Parole per questi affreschi quale sarebbero? Fantastico. Fantastico. Sì, fantastico, pure troppo bello. Troppo bello, va. Troppo bello, quindi fantastico, troppo bello. Sì. Ma è proprio fantastico. Benissimo cari amici, Mauri, prendi e si continua, benissimo, dai ma un pezzettino ma no, cazzo, attenta qui che ti sembra anche te la cosa, che cupecchi può passare sopra. E cari amici, siamo ancora qua alla Siome, alla villa del ricco industriale, e saliamo sopra, Saliamo, allora siamo già al primo piano. Questo è appunto il primo piano, no? Con l'ascensore che siamo venuti, e saliamo su nel sottotetto. A mostrarvi il sottotetto. Sì, la scala è in legno, però io penso che sia stata messa negli ultimi tempi, perché assolutamente tiene. Però ovviamente saliremo uno alla volta per evitare che non si sa mai qualcosa crolli. Salgo Mauri? Mauri è salito uno alla volta, quindi io darò il mio peso sopra la scala, un solo peso, se no in due daremmo il doppio del peso e potrebbe qualcosa andare storto ovviamente. E questo è il sottotetto, cosa incredibile, si potrebbe dire solo noi siamo arrivati fin qua, o comunque non è facile arrivare fino a qua. Questo è il sottotetto, che comunque è bello in luce, e qua, ma Mauri si vede nel sottotetto, perché ci sono le feritoie del grande capo, e qua abbiamo addirittura trovato un mobiletto, che però sappiate è vuoto, una cassapanca, che però sappiate è vuota. E qua
siamo nel sottotetto. Però assolutamente alla luce, Mauri. Abbiamo avuto questa grande fortuna di venire in un giorno di luce. C'è nessuno? Questo è Mauri che cerca col K2 eventuali fantasmi. Ma forse l'unico fantasma era quella signora lì? Veramente. Solo lì ha suonato il K2. Allora, questo è una parte del sottotetto con una parte elettronica. Perché di là abbiamo le parti incredibili della carrucola dell'ascensore. Quindi Mauri, riprendimi, oppure riprendiamoci insieme, ma intanto faccio vedere tutto della carrucola dell'ascensore. Questo allora me la tolgo, faccio vedere la carrucola. Questo tutto, vabbè. Allora, cari amici, riprendi tutto quanto, Mauri. Allora, cari amici, che bella l'elettronica, eh? Elettronica, cioè meccanica, ecco, scusate tanto. Allora, meccanica del secolo scorso. La carrucola che faceva salire e scendere l'ascensore. Io penso che sia una cosa bellissima da mostrare. Mauri, riprendi tutto quanto, tutto campo. Una cosa bellissima da mostrare perché fa parte del nostro passato, cioè questo che vedete che sembra una roba vecchia, diciamo, sappiate che nel 1900 si usavano queste. Addirittura io noto una cosa, cosa noti Mauri? Noto che le carrucole sono due. Sono due, e c'era quello che dava il movimento e c'era l'altra che faceva scendere. No, allora, una dava movimento sopra e sotto con due fili, questa, e quest'altra lo bloccava al piano per sicurezza. Ah, adesso vedo bene, quindi è una carrucola di sicurezza, sì. Abbiamo tre fili, quindi era un ascensore sicurissimo. Allora, i primi ascensori avevano solo filo, non vi dico la terribile, proprio da film dell'orrore. Ma che motore? Il film dell'orrore... ascensore con tre fili si dà una sicurezza estrema, ecco. Sì. Mauri, magari che ci posizioniamo magari a sapere tu che ne pensi di fatti vedere alla telecamera con i macchinari, fa un bel facciamo un bel primo piano col Mauri ai macchinari, mettiti lì proprio e dici le tue impressioni. È bella. È una cosa troppo bella questa qui, infatti effettivamente è una cosa di una volta che ancora è rimasta, questa qui era super sicuro, questo bloccava e questa qui faceva salire e scendere. Sì. Salire e scendere, perfetto. Troppo bello, cioè appartiene a noi, al 1900. Sì, queste qui sì, tutte qua ci sono delle tegole, come vedete, qua un grosso motore perché il motore era grosso, Il motore quello lì era qui, adesso mi sta andando giù, però comunque. C'è praticamente, cari amici, provate a vedere se si vede. Fantastico Mauri, si vede la fabbrica da qua. Sì. Devo mettere solo in luce. Ecco cari amici, che bello! Guardate, da qui si vede tutto, da un piccolo abbaino qui, che bello. È bello così, Mauri. A tutti gli altri volte, ci sono stato qualche vandalo. Bene Mauri, filmo così. Bene. Non si accende, E cari amici, K2 si è acceso solo una volta appunto quando eravamo nella stanza di quel fantasma, chi lo sa, una donna, magari la moglie del ricco industriale che è rimasta per più anni viva e poi fino alla fine della sua vita è rimasta qua. Vedi, qui una volta mettevano i bacchettini di bambone. Sì. Allora no, adesso è vietato utilizzare la canna, non si usa più la canna, una volta usavano proprio le canne per
permettono di controsoffitto. Sì, teneva anche, teneva anche, adesso vi mostreremo cari amici, teneva anche per l'umidità e per il calore. Mm-hmm. Quindi cari amici, veniamo al dunque, io dico sempre, mettiamoci in direzione della videocamera a farci vedere ai nostri amici. Noi ecco, a differenza degli altri, altri noto, fanno più gli urbex facendo vedere le cose e meno facendo vedere loro. Però è vero che, ok, è bello mostrare le cose, però senza mai farci vedere a presa diretta in video, c'è una cosa, mamma, che si toglie l'originalità del video. Cioè, noi per esempio possiamo dire Gianni e Mauri sono nell'urbex. Se invece non ci facessero vedere, è un video qualunque. Scusate, con tutto il rispetto per l'arte, per chi la fa. Sì, sì, però beh, allora sì. Il mio consiglio, forse controcorrente, forse andrà controcorrente, però farsi vedere un video, io lo giudico positivo, perché il video originale in questo momento è Gianni e Mauri che sì, sono qua. Sì, infatti, non è che... siamo noi, è bello, è bello. Sì, l'arte mi piace farlo vedere così, far vedere noi, perché è bello mostrare qualcosa, però dire c'eravamo. Sì, sì, infatti. C'eravamo noi, eravamo noi lì. Ed è bellissimo, perché poi l'assiome è fantastico, l'assiome dei mannati. Rimane impressa. Facciamo vedere le parti. Allora, parlavamo e dicevamo della canna che mettevano praticamente nel solaio, anche tra una parete e l'altra. Sì, infatti, questa è la canna che mettevano. Vedete le canne? Una volta Mauri si faceva così, forse fino al 1950 si è fatto. 40, no, anche 50 penso. Poi dagli anni 60 non più. Qua ho una finestrella e siamo nel sottotetto. E io dovevo far vedere, ecco cosa volevo far vedere. I motivi allegorici, c'è questa cornicetta sul soffitto addirittura. Motivi allegorici, evidentemente i proprietari di qua avevano un grande piacere per questi motivi allegorici da mettere alle pareti, addirittura sul sopra. Mauri, è incredibile. Strano questo. Bene, bene, continuiamo. L'è strano. E continuiamo nel sottotetto un pezzetto. Notare che la torcia non ci funziona più, si è scaricata, ma tanto la luce c'è comunque. Insomma, riusciamo in qualche modo, anche perché sottotetto. Cari amici, no, però dalle feritoie viene una bella luce. La torcia, che cazzo è? E tutta la parte del sottotetto, vabbè. Ok, continuiamo alla fabbrica. Continuiamo alla fabbrica, benissimo. A dopo. Qua sempre la Xiaomi. Bene. Mauri, andiamo alla fabbrica, al quartier generale di produzione. Da qui, dall'ascensore, c'è anche questa parte, dall'altro lato, sempre al primo piano, brevemente. Quindi cosa succedeva? Il ricco industriale poteva anche salire sopra questo terrazzino e da qua salire ai piani superiori della fabbrica Xiaomi e controllare l'intero andamento della produzione. Qua insomma varie mensole che potevano servire. Di qua tutta la fabbrica. Bello anche i motivi allegorici qua sopra.
Poi continuando abbiamo varie stanze e continuando qua volevano ristrutturare, per questo hanno aperto il varco. Questa villa è stata oggetto di un inizio di ristrutturazione che poi non hanno mai continuato. La parte alta della stanza, una volta evidentemente affrescata con bei motivi allegorici, sì, sicuramente, questo, l'idea che dà è questa, affrescata, una stanza bella affrescata con motivi allegorici, quelli antichi, no? La medievale, la stanza medievale la chiameremo. E di qua, senza dar troppo nell'occhio, abbiamo già la città di Malnate. Oh, ecco il campanile. Non veniva per niente prima. Adesso lo possiamo vedere. È qua la città. E siamo alla folla di Malnate, località folla. Bene, cari amici, bene. E si continua. Il campanile sparisce. Troppa luce. Come qua appunto la stanza medievale, la chiameremo stanza medievale, con motivi allegorici quasi spariti. E si continua, cari amici. Mauri, andiamo verso la Siome, verso la zona, proprio la fabbrica, la zona produttiva. Fantastico, cari amici. Cosa notate? Per timbrare il cartellino. Sì, quando si lavorava. Quindi l'inizio e la fine, la chiusura del lavoro. Turni da 8 ore, ti ricordi Mauri, altro che. Che ore facevi tu? 6, 14, 14, 22, 22, 6, 3 turni. Sì, esatto, noi diciamo, ci ricordo nel senso, perché noi l'avremmo fatto adesso. E invece non c'è più, adesso è un tempo post-industriale. Però sì, l'avremmo fatto anche adesso. 3 turni, dalle 6 alle 2 del pomeriggio, alle 14, dalle 14 alle 22, alle 10 di sera, dalle 10 di sera alle 6 del mattino. Riuscireste, cari amici, noi l'abbiamo fatto. Noi l'abbiamo fatto, e tanti anni. Tanti anni. E l'avremmo fatto ancora adesso. Purtroppo, vabbè, il tempo è che passa. Però è emblematico questo bellissimo posto dove si doveva fare. Anche la timbratura, il cartellino. Entrata e uscita macchinalmente, c'era una macchinetta che timbrava, non col computer. No, adesso non c'è più la cosa che striscia. Cioè adesso c'è la cosa che striscia, esatto. Prima c'erano i cartellini. Usa quello elettronico, prima proprio cartaceo. E il capo o chi per lui veniva a controllare ogni giorno entrato. Sì, loro poi dopo verso la fine del mese davano da noi. Cioè una volta si davano 2 volte al mese, una volta a conto. Dipende. Certe ditte facevano a conto il 15 del mese, no? E il saldo alla fine del mese. Però solitamente una volta al mese. No, no, a conto il 10 e il saldo fino al 2, non mi ricordo, però. Però erano saldi. Erano saldi, davano a conto 2 volte, davano a conto e saldo. Comunque di solito si andava con l'assegno, ai tempi facevi con l'assegno, no? Allora, io mi ricordo che all'inizio davano un po' di contanti, un po' in assegno, a seconda. Cioè ti davano, magari ti davano la busta, no? Era conto, quella era. Ed era così di regola. Il saldo davano proprio l'assegno e basta, ma l'acconto lo davano tante volte anche in contanti, ma adesso non si può più.
però sappiate in regola. Adesso quando passate il tempo ci vuole il bonifico, lo fanno solo al 10, sì, adesso 15. Vogliamo per forza il bonifico bancario. Vabbè. Una volta ti danno i soldi, cioè per incanti in contanti, perché si trattava di un acconto, magari se tu prendevi 700.000 lire al mese te ne davano 300.000. Però dei momenti alla fine del mese ti davano proprio l'assegno, che dava sale. Minchia che tempi, ragazzi. Che tempi, sì, ecco sì, perché. Mi ricordo io, Per questo la parola. Ma questo fine anni, era fine anni 80-90. Io quando ho detto a Mauri, ricordi adesso, io vedevo che Mauri ci pensava, no? Cioè, Perché? Perché era il nostro mondo, ci apparteneva. Certo, voglio dire, dopo tanta fatica a prendere uno andava per perché questo. Perché era il mondo che ci apparteneva. Sì, noi abbiamo iniziato da giovani in questi istituti, in realtà qui e poi... Vabbè. Questi posti ci appartenevano, diciamo che... ecco perché quando sentiamo la parola ricordi ci appartenono. Sì, perché poi tra l'altro vabbè, sono cose che magari... Però torneranno i bei tempi, devono tornare i bei tempi. Magari in maniera diversa, ma torneranno. No, devono tornare. Cari amici, guardate adesso. Qua era la parte dove poi ci si veniva a lavare. È la parte dei bagni. E benissimo Mauri, continuiamo. Ah, qua, facciamo vedere proprio da vicino. Mostra Mauri. Lì quindi la prima cosa cos'è? La prima forse per gli operai, quella lì forse per gli impiegati, secondo me sono divisi. Però non ci sono più. E qui in centro cosa c'era? La macchinetta. Sì, voglio farlo vedere anch'io. Cari amici, non è che ci soffermiamo troppo. Fai vedere da lì Mauri. Non è che ci vogliamo soffermare troppo su certe cose. Ma questo fa parte di noi, Allora, che bello, ricordo, ognuno aveva il suo numero. Sì. Non è che uno poteva inserire dove gli pareva. Ognuno aveva il suo numero e andava a scalare da chi stava da più tempo in fabbrica a chi stava Sì, è vero, gli ultimi magari arrivavano su. E ognuno aveva assolutamente il suo numero. E qua c'era la macchinetta buttata lì. Adesso è rimasto lo spazio, quella era la differenza che bene. La macchinetta obiettiva che solitamente c'aveva l'orologio, vero? La seconda, sì, aveva l'orologio, è vero Mauri? Aveva l'orologio. Spiega allora, spiega. Aveva un orologio, no? C'era un orologio che segnava l'ora, e quando tu arrivavi con magari un minuto, se esempio facciamo conto che facevi giornata, timbravi alle 8 segnava nero, se timbravi alle 8 e 1 segnava già rosso. Certo. E sei arrivato in ritardo perché dopo le 8, dopo l'orario di lavoro ti segnava rosso. Però un minuto non te lo scalavano, ma se erano 5-10 minuti te li scalavano. Il mio capo no, diceva. Diciamo che te li scalavano dopo un quarto d'ora. Un quarto d'ora di ritardo ti toglievano. Sì, sì. Adesso mi ricordi, però non voglio azzardare, magari chi è dipende più dalla ditta, dipende quando dal regolamento interno alla ditta. Ma cosa facevi? Prendevi il tuo cartellino, facevi così, tank e lo rimettevi al tuo numero. Sì, sì, al tuo numero, sì, entravi sì. Entravi già. Però c'è da dire Mauri, in pratica però il mio capo addirittura aveva fatto una circolare con su scritto dovete entrare 5 minuti dopo, scusate, 5 minuti dovete prima. Entrare 5 minuti prima, aveva fatto una circolare il mio capo, dovete entrare 5 minuti prima, perché diceva il tempo che vi spogliate lo spogliatoio, vi mettete la tuta blu dell'operaio, ci mettete 5 minuti, voglio che venite 5 minuti prima. Sì, beh, questo è Mauri. Qui per esempio c'era la bacheca sindacale, per esempio. Sì, no? La bacheca con gli avvisi aziendali. Ma qui, fantastico Mauri, troppo ma qui bello. Qui perché si vede, segno. Sì, 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 troppo bello perché è il mondo che e ci apparteneva. Se pirla e se si arriva in casa. Dai, andiamo. No, però c'erano gli avvisi del sindacale sì, dell'azienda. Sì, no? Sì, dell'azienda. Solitamente c'erano due bacchette che ricordo io, una era per i sindacali. Ma dipende dalla ditta, e l'altra Mauri. Per l'azienda, di là che avvisa dipende... di là. Sì, ma fiuso, arriva tardi. No, beh, solitamente erano avvisi su varie cose, magari su richiami.
Comunque queste qui le bacchette stavano dove? Perché quando uno entrava, lei si avvedeva di quello dell'avviso, lo mettevano dove c'erano due timbravano e cartellini, perché non è che lo mettevano in giro, c'era il posto che mettevano gli avvisi, oggi sciopero così di 8 ore, lo mettevano qua. Io ne dico una. Qual era, Mauri e amici tutti, in breve, in 10 secondi, qual era l'avviso che mi piaceva di più? Quello relativo alle gite aziendali. cari amici di Gennaro Gemmini, perché sono stati le gite aziendali non le avevo mai fatte. Perché non le facevano dove lavoravo io, però facevano le cene aziendali. Sì, mi sì, spiego. Sì. Alla pizzeria. Quando arrivava il Natale si organizzava tra colleghi e si usciva, a preparato e si usciva. Si faceva le cene aziendali, ma le gite no, però poi se te hai vissuto questa cosa, le gite che aziendali, sì, però. Le gite aziendali, però in pullman solitamente un giorno oppure un weekend. No, cioè, devo dire che doveva essere, adesso questo sono il mio parere, gite grandi. Sì, perché molto grande la ditta, sì, perché ho lavorato alla Whirlpool. La Whirlpool è grande. La Whirlpool nei frigoriferi. Sì, no, beh, ci sono le ditte, quelle, dico che quelle grandi come la Whirlpool, poco sicuramente avevano questa cosa. Le ditte medie magari facevano solo le cene, quasi tutte, anche quelle piccole, facevano le cene aziendali. E allora a Natale ci si riuniva lì in un ristorante che vabbè, poi mettevano fuori l'avviso che gli vuole aderire e si andavano a mangiare tutti quanti, no? E lì aneddoti, si parlava solo di lavoro. Che non vale! Però magari chi è ferrato di famiglia sa meglio di noi com'è che c'è lo stesso, no, è così. Però devo dire che le cene aziendali mi piacevano tanto, prima perché si mangiava, e secondo perché si stava in compagnia tra colleghi, anche se poi ci si. Benissimo, cari amici, siamo qui per l'ultima parte del nostro urbe che avevamo già fatto 2 anni fa. E siamo proprio dove c'è la Pesa, praticamente. Siamo alla Pesa della Siome a Mallati. Sì, abbiamo finito anche qui, anche l'altra volta, se esatto. E allora, cari amici, se dà il caso, qui è la scheda di memoria. Vicino. Io volevo far vedere un po'. Ecco, facciamo vedere il macchinario, certamente. Come allora, la scheda di memoria, fatto sta che è finita di là al cartellino. Allora, l'altra scheda di memoria, quindi Mauri stava concludendo. Concludevo dicendo che appunto le cene aziendali, si parlava di cene aziendali, che si erano tutti amici nelle cene aziendali. Lui ha fatto anche le cene aziendali, adesso non oso pensare cosa significa andare in vacanza, andare a fare un weekend con quelli. Abbiamo fatto a me è capitato in uno sciopero di andare fino a Roma, ho passato 8 ore a dividere una cucetta, perché comunque ci si fa scherzi, era comunque da casetta. Però devo dire una cosa, che comunque nelle cene aziendali molto spesso natalizia, soprattutto si erano amici, anche se poi in dita, quando si tornava nel mondo della luce, si faceva la guerra, insomma. Beh, diciamo che appunto c'era troppa competizione, la competizione giusta, ma era a volte esagerata. Diciamo, quindi, diciamo che l'ambiente del Natale esterno, magari in maniera esterna ci si metteva una pietra sopra su quelle che erano le rivalità lavorative, perché se erano il clima natalizio uno diceva vabbè, ma però era un falso clima di buonismo. I periodi terribili gennaio e settembre. Avevo 6 minuti per poter fare il video, poi finiva anche questa scheda. Anche l'altra volta che non chiudiamo qui definitivamente, diciamo, con questa giornata che è stata il video qua intensa. Alla Pesa. Ed è bello concluderlo anche questa volta. Quindi Gennaro Gelmini, youtuber Mauro, Urbeti Movis, alla Siove, a Mannato, stavolta al 5 dicembre 2018. Mettete un like, iscrivetevi se potete, se volete, perché è un bellissimo posto. Sì, abbiamo inteso concludere l'anno qui, l'ultimo dell'anno. No, beh, non è detto. Magari però comunque adesso il clima è un po', diciamo, poco, poi un po' l'impegno, tante volte possono essere.
forse è probabile che arrivi. Beh, comunque, come diciamo, supponiamo che sia l'ultimo colpo dell'anno, perché effettivamente ormai siamo sotto il Natale in casa. E diciamo una cosa, io la gita aziendale, per esempio, l'ho fatta a Cervo, una località in provincia di Imperia, in Liguria. Diciamo che hai avuto dei buoni ricordi di queste sì, 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 delle belle gite aziendali, poche, purtroppo poche. Beh, anch'io ho avuto qualche cena aziendale, ma non ne ho avute. Però diciamo, forse i primi anni che dopo ho cominciato un po' a pensare. Fino al 2003 andavo, sì, 2002-2003. Bello, bello. Cari amici, se noi ci soffermiamo su certe cose, perché questo era il nostro ambiente. Ebbene, mostriamo e salutiamo il ambiente. Andiamo al prossimo video, che sarà quest'anno. Sì, Mauri, alla prossima Urbex. Sì. Prossimo Urbex. Comunque quest'anno, in ogni caso, era giusto finire con dove eravamo iniziato. Sì, l'altra volta. E salutiamo anche qua, da qua. Attenzione che non si ribalta. Sì, sì. E cari amici, vediamo, sì, sì. Benissimo. Ecco qua, che bello. Bellissimo. Guardate che bel murales. Salutiamola qua. Bello anche qua, era bello l'appesa perché fa parte del nostro precedente video. Siamo felici comunque, Mauro, giusto, perché per un giorno ci siamo riappropriati del nostro ambiente lavorativo, in una qualche maniera. Bene, perfetto. Bene, okay. Ciao cari amici. Ciao a tutti e un like. Ciao, ciao a tutti. Bello, bello, bel posto. Faccio vedere il murales. Qua la Siome a Malnate. Cari amici, ricorderete la cover dello scorso filmato alla ditta Siome, Malnate, Varese, la cover con questa specie di, così, di personaggio dove una volta stava il lavandino, allora rimanevano come due braccia. Bene, il secondo filmato alla Siome e questa volta abbiamo visto la villa del ricco industriale di questa ditta, della ditta Siome a Malnate Varese. Ok, fantastico, eh? La cover l'altra volta. Mauri? Sono passati 2 anni. Sì, sono già passati 2 anni. Fantastico, cari amici. Sembra ieri. Eppure qui ci siamo venuti 2 anni. Sì, è cambiato poco. Infatti magari hai spostato qualche cosa, non mi interessa.